È stata presentata nella collana itinerari del Touring Club Italiano la guida Parco Regionale La Mandria. Alla conferenza stampa tenutasi giovedì 13 novembre presso la sala giunta della Regione Piemonte sono intervenuti la Presidente della Regione Mercedes Bresso, l'assessore all'ambiente Nicola De Ruggero, il responsabile delle iniziative speciali del Touring Gianfranco Manetti e la Presidente dell'Ente Parco La Mandria Emanuela Guarino. La guida comprende tre itinerari che permettono di vivere il parco, la Mandria, in modi diversi, sfruttando tutte le possibilità offerte, enogastronomia, natura e divertimento. La guida, stampata in 8.000 copie, è in vendita al prezzo di 13,50 euro nelle librerie di tutta Italia. La giornata di oggi per il Parco La Mandria è molto importante, non tanto perché rappresenta un punto di arrivo quanto un punto di partenza. Il parco, infatti, se per 30 anni è stato inteso dal territorio come soprattutto una serie di vincoli che venivano dati all'edificazione, da oggi inizia un percorso che lo trasforma nel tramite tra i nuovi flussi turistici indotti dalla Reggia e il territorio che sta intorno. Noi adesso pensiamo di poter finalmente rivalutare turisticamente, poter essere noi il tramite, poter riunire in un'identità unitaria i 19 comuni che fanno parte della comunità del parco. Stiamo già lavorando con loro. Abbiamo iniziato a gennaio, quando abbiamo presentato la guida delle attività di quest'anno del parco, coinvolgendo le attività ricettive presenti sul territorio nella creazione di questa guida, e adesso finalmente arriviamo alla guida Touring, che è uno strumento di valore nazionale che appunto descrive il parco, ma proprio perché è una guida itinerari, no? È la guida itinerari del Touring Club, descrive i comuni, i loro centri storici, le loro emergenze storico-architettoniche, e quindi per la prima volta abbiamo uno strumento per poter parlare di tutta l'area che da Venaria arriva alle Valli di Lanzo. 30 anni fa la Regione, acquistando la prima parte della tenuta della Mandria, istituendo il Parco della Mandria, ha iniziato a corteggiare la Venaria Reale, che con il grandioso restauro che poi è venuto in questi anni è diventata un complesso tra i più straordinari d'Europa, e questa guida dimostra come praticamente non esista quasi più una grande residenza reale europea con 5.000 ettari recintati e protetti di parco, e tra l'altro nel nostro caso un parco che contiene un'altra Reggia, monumenti di grandissimo valore e la più importante foresta planiziale dell'Italia, della pianura padana.